prima giornata della 125esima Fiera Cavalli. Buonasera a tutti gli amici di Cavallo Magazine, siamo qui con l'originale, il vero, l'unico Alex Giona. Ciao a tutti e grazie di essere qui e di questo invito. No, grazie a te, perché noi ti ammiriamo sempre un pochino da lontano, perché sei sempre sperduto in qualche parte del mondo a fare spettacoli, ma caspita, sei un mito, perché quest'anno è il tuo secondo clown d'argento al Festival del Circo di Monte Carlo. Certo, è così è. Sì, io amo, diciamo, no, a me non piace mettermi molto in mostra, se così si vuol dire, ecco, mi piace rimanere un po' dietro le quinte e lasciare sempre quel mistero, no? Quel mistero. Ebbene sì, insomma, per la seconda volta sono riuscito a partecipare al Festival di Monte Carlo e il mio destino è l'argento. A me fa ridere questa cosa, che a lui piace stare un po' dietro le quinte e non mettersi molto in mostra, in compenso fa spettacoli equestri di lavoro, è molto carina questa cosa. Certo, sì. Ma forse quando sei in mezzo al cavallo ti sembra che storino un po' l'attenzione da te? No, assolutamente. Ma io penso che tutti gli artisti abbiano questa, cioè il vero artista ha questa doppia personalità, Secondo me, e l'ho notato anche in altri miei colleghi e anche in attori, in cantanti, abbiamo questa doppia personalità, cioè quando tu entri nel palcoscenico diventi un'altra persona, il costume stesso, il trucco, il maquillage, cioè ti trasforma. E io lo sento, cioè io quando entro in scena con i miei cavalli in quel momento lì e mi sento un'altra persona, veramente. È fantastico, sì. È buffo perché in effetti si fa fatica a collegare la tua persona al di fuori della pista, anzi scusami, rispetto a quando sei in campo. Sembrate veramente due persone diverse, invece è sempre Alex. Cioè, no, ma io lo so per primo, per questo te lo dico, perché mi vedo anch'io, i video vedo anch'io. È bellissimo. Che cosa ti piace dell'Alex Giona che è in mezzo alla pista? Beh, mi piace che la mia natura, il mio istinto è libero, io sono libero dentro e questa cosa la esprimo al massimo, perché purtroppo nella vita quotidiana per i canoni, per molte cose non possiamo esprimerla, ecco, lì mi sento veramente me stesso e i cavalli io li amo, li adoro perché mi danno in quel momento la possibilità proprio di essere libero come loro. E fai un numero in libertà con certo, i tuoi cavalli. Certo. Che cosa serve per riuscire a creare questa connessione così forte con degli animali che si devono esibire anche in condizioni difficili oltretutto? Certo. Io come sempre dico e ribadisco oggi, il buon Dio ad ognuno di noi ha distribuito delle doti e fortunatamente io ho avuto questa dote, questo dono, perché è un dono saper comunicare, capire, interpretare gli animali, ecco. Per cui io mi sento avvantaggiato rispetto ad altri per questo. Poi c'è l'addestramento, ci sono i metodi, ma quella è una cosa che viene poi successivamente. Difatti a me piace ricordare che ci sono tantissimi addestratori, ma poi di artisti equestri è ben difficile. Cioè questa differenza a volte viene, come si può dire, confusa. Mm-hmm. Perché un conto addestrare un cavallo e poveretti i cavalli, sai, loro ci danno questa possibilità di diventare anche, di improvvisarci, perché appunto loro ci danno questa possibilità, ricordiamoci sempre questo. Però poi creare uno spettacolo, creare un qualcosa di simbiosi, e la differenza la vedi poi nel pubblico, perché riuscire a trasmettere un'emozione. Esatto, e quello, lo senti il pubblico come reagisce. Certo, e tu in quel momento lì, poi insomma l'esperienza, gli anni ti danno questa bella possibilità di poterlo capire, perché quando tu sei giovane entri e hai quella tensione, poi dopo mano a mano che impari a cavalcare questo palcoscenico e ti piace, perché poi anche quando non lavori ti manca. Ah sì? Ma scherziamo, l'applauso, il pubblico che ti sorride. Io settimana scorsa, in questo periodo, sto lavorando in un circo, in un festival del circo a Lille in Francia. Uh-huh. Ecco, a me piace per esempio, a livello di espressione è molto più bello le arene tipo Verona, le grandi arene, perché i cavalli corrono, hanno spazio, no? È molto più naturale. Ma il circo io lo amo perché lì tiri fuori il particolare.
Ricordiamolo, la caratteristica del circo è la pista da 13 metri di diametro. 13 metri, quando è grande? Quando è grande. Quando è grande, perché quando è grande. Per cui lì devi tirar fuori l'espressione, devi tirare fuori il particolare, il gesto, il sorriso. E vedi, hai il pubblico a 12 metri, 6 metri, per cui vedere i bambini che ti guardano stupiti, le signore, io domenica scorsa c'era che mi facevi i cuori. Cioè, è quello che ti dà carica, quell'energia, che ti dice sì. E la tua energia viene trasmessa ai cavalli o loro? Certo, sono ma anche diretta? Loro sentono questo. Sentono lo stesso in presa diretta, certo, in prima persona. Certo, perché anche loro hanno delle diverse personalità. Mm-hmm. Infatti anch'io a volte li scelgo oppure li escludo e in base al loro carisma. Certo. Sono dei cavalli che improvvisano, devono improvvisare. È bello la parola che hai usato, il loro carisma, quindi è una cosa innata nell'anima di ciascun cavallo. È certo, io una cosa che ho imparato anni fa dal grande Luraschi, il grande maestro Luraschi, mi ha detto l'artista, e soprattutto nel nostro lavoro, dobbiamo saper capire quale predisposizione ha quel tipo di cavallo. Un cavallo che è negato per sdraiarsi, perché lui soffre sdraiarsi e tu non puoi metterlo per terra. Esatto. Un cavallo che per lui è naturale alzarsi in piedi, tu lo metti a fare quell'attività. Esatto. E per lui è bello, è naturale. Bisogna assecondare le sue inclinazioni. Bravissimo. Esatto. Bravissimo. E allora si otterrà veramente la performance migliore. Bravissimo. Per cui tu quando lavora lui sembra che... E lui lo fa veramente, perché poi dopo quando apprendono, no? Perché in pochissimo tempo loro, anche in un numero che tu programmi, imparano i tempi, le musiche. Sì, poi ti anticipano. Esatto, no? Che è un problema. È un problema, ma... Però si può anche sfruttare. Certo, è meglio che loro anticipi e abbiano questa voglia di fare, piuttosto che siano un po' svogliati. Ah, certamente sì. E lì poi diventa sì. Il rapporto diventa difficile, esatto. Ecco. Tutto qua. Che progetti avete per il futuro? Ah, i giovani hanno sempre un futuro pieno di sogni. Questa è la nostra fortuna, veramente. Ma io principalmente sono un po', diciamo, troppo anche sempre proiettato al futuro. E mi piace e mi permetto, tra virgolette, di fare questo perché ho una grande famiglia e ho dei figli che sono fantastici. Per cui, sai, non è che gioco facile. Tutto questo mi è costato sacrificio, perché sai, non è facile dover per me, ecco, anni fa sarebbe stato molto più semplice inseguire la mia carriera e fare l'artista per conto mio e avrei magari avuto altri percorsi, intrapreso altre strade. Invece ho sempre voluto, come si può dire, affiancare la mia arte e condividerla con la mia famiglia, e i risultati sono direi stati che sono ottimi, certo. Perché ho visto Diego e Giulia a Düsseldorf l'anno scorso per Cavalluna ed erano uno spettacolo, veramente uno spettacolo. E adesso poi qui a Verona quest'anno, per me è un grande orgoglio, mio figlio Lorenzo, il più giovane, che debutta con un numero di volteggio. Fantastico. E in un'arena così grande non è impegnativo, però per me da padre è grande soddisfazione, ecco. Veremo a vederlo, certo, al Gran Galà, certo. Lorenzo Giona. Certo. Un altro Giona al lavoro. Un altro Giona, un altro complimenti Giona. Alex, grazie, complimenti grazie te a tutti, tutti voi. E grazie di averci dedicato un po' del tuo tempo, so che ne hai poco. Grazie infinite. Grazie.